Dalle foto all'acqua potabile per un villaggio rurale in India, il progetto di solidarietà attraverso il quale è stata allestita una mostra in Biblioteca d'Albino. Un brindisi tra organizzatori e autorità aperto questa mattina alla 12ª edizione di Ardesio Divino, ben 11 le regioni italiane rappresentate dai produttori. Urban Down il Songavazzo, questa sera si continua con le spettacolari evoluzioni sulla rampa. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Una pensionata di Gandino, Anna Moioli, di 76 anni, è morta dopo essere stata investita da una moto a San Bartolomeo al Mare, in Liguria. La donna era in vacanza insieme al marito nella località turistica in provincia di Imperia. L'incidente è accaduto giovedì sera. Da una prima ricostruzione sembra che la coppia fosse diretta verso il lungomare per una passeggiata serale. Stavano attraversando a piedi l'Aurelia quando sono stati travolti da una moto condotta da un cinquantenne di origini piemontesi. Il mezzo ha prima colpito l'uomo e poi centrato la donna, trascinandola per alcuni metri. Non è chiaro cosa sia successo, sembra che i due coniugi stessero camminando uno di fianco all'altro. Trasportata all'ospedale di Pietra Ligure, Anna Moioli e poi deceduta per le ferite riportate. La donna, originaria di Albino, abitava con il marito nella zona di Cima Gandino. Due operai dell'Alta Valle Seriana, dipendenti di un'impresa di Novazza, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato giovedì mattina a Nova Milanese. Attorno alle 6, il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato, per cause da accertarsi, con un tir di una ditta di Desio condotto da un 51enne. L'impatto è stato molto violento, il furgone cassonato dell'impresa bergamasca è andato distrutto. Ad avere la peggio è stato il 28enne di Novazza di Valgoglio, che si trovava sul sedile del passeggero, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Gravi ferite anche per il 30enne di Gromo, che era alla guida. E ad Albino, in biblioteca, è stata allestita una mostra fotografica con la quale si intende raccogliere fondi che serviranno per l'acquisto di un depuratore necessario a un villaggio rurale in India. Si intitola Passaggio in India, la mostra che è allestita in questi giorni alla biblioteca di Albino. Una mostra fotografica, le immagini sono di Giacomo Nuzzo, di Farah Geradad, che è qui con noi. Come sono nati questi scatti, come è nata questa mostra? La mostra è nata dopo un viaggio fatto in gennaio di quest'anno, in India appunto, e che è durato un mese. È un viaggio non turistico, ma un viaggio organizzato da un amico che ha adottato dei bambini indiani 40 anni fa e ormai sono sposati e vivono con le loro famiglie qua da noi. E lui, conoscendo molto bene l'India perché ci ha lavorato anche per diverso tempo, ha organizzato un viaggio tenendo presente di far visita lungo i 6.000 chilometri che abbiamo percorso, di far visita delle missioni gestite da suore indiane che lui è in contatto da molti anni, e queste suore ci hanno permesso di entrare in alcuni villaggi rurali molto difficili da raggiungere, alcuni non esistono nemmeno sulle carte geografiche, e lì abbiamo trovato un'India molto insolita, l'India che pochi conoscono perlomeno, fatta di povertà, di duro lavoro soprattutto per le donne, dei bambini che sono costretti a lavorare fin dalla giovane età, e abbiamo conosciuto anche il duro lavoro che fanno queste suore in questi villaggi. Con questa mostra acquisterò un depuratore per l'acqua per una missione nel Tamil Nadu, che in questi giorni ci siamo sentiti con la suora, no? Anche mi ha sollecitato, no? Praticamente dicendomi che sono 3 settimane che sono a più 50 gradi, perciò un caldo insopportabile, e hanno la possibilità di usare l'acqua 2 giorni alla settimana, e vuol dire che 5 giorni sono senza acqua.
che non so come facciano. Ora l'ho autorizzata, no? Gli ho detto compra il depuratore, no? Quello che spendi, spendi e poi e mi arrangio a pagarlo in qualche modo, insomma. Sta andando bene perché la gente è molto sensibile a queste iniziative, acquistano il libricino, no? Alcuni acquisteranno anche le foto e perciò faremo modo di dargli questo depuratore. Quindi ha voluto dare uno scopo di solidarietà a questa esposizione. Sì, sì, ma anche quelle che farò prossimamente, ho in programma altre 3 mostre, sempre sull'India, cambiando però le fotografie e cambiando anche il volumetto che sto facendo. Una sarà dedicata alle donne, una ai bambini e una alle strade, la vita sulla strada dell'India. Ognuna ha un progetto ben definito. Una mostra servirà per aiutare delle piccole associazioni femminili che abbiamo conosciuto vicino a Mysore, nel Kerala. Un'altra, ci sarà una donna indiana, no, che è venuta qua da noi e abita a Casnigo. Una donna indiana che è venuta in Italia, aveva 5 anni, laureata, sposata, con figli, e lei farà il testo di questo libro e praticamente gestirà lei tutta la storia perché si occuperà lei di questo progetto, un progetto per aiutare i bambini di là, che lei conosce molto meglio ovviamente. E un'altra faccenda sempre per aiutare queste situazioni. Arrivano da ben 11 regioni italiane i produttori che stanno prendendo parte alla 12ª edizione di Ardesio di Vino. Assessore, perché qui oggi? Beh, oggi sono qui perché questa è una manifestazione importante. Ardesio di Vino segna un po' quella che è senza dubbio l'estate bergamasca, ma anche l'estate lombarda. È una di quelle manifestazioni che ci permette di scoprire o di riscoprire quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni, ma soprattutto ci permette di scoprire tanti prodotti tipici, non solo locali a chilometro zero, quindi dal produttore al consumatore, ma anche al di fuori di quelli che sono i confini lombardi. Io ricordo sempre che la regione Lombardia è la prima regione in termini di industrializzazione, ma anche la prima regione in termini di produzione agroalimentare. Quindi manifestazioni come Ardesio di Vino sono un po' la ciliegina sulla torta di quella che è appunto una storia tutta lombarda. Questa manifestazione sulla quale puntiamo davvero molto, tant'è che abbiamo già chiesto all'assessore regionale Terzi e quindi a quello dell'agricoltura Fava il prossimo anno di cominciare a fare anche solo una campagna comunicativa partendo dalla Regione Lombardia, perché la Regione Lombardia deve diventare la rappresentante di questa manifestazione, perché questa manifestazione ormai non è più comunale, sovracomunale, provinciale, ma è diventata sempre più regionale. E per cui grazie a questa idea credo Ardesio di Vino spiccherà ancora di più assieme al nome appunto di Ardesio. Ryan e Roger Price vengono dall'Inghilterra, hanno partecipato a un concorso, anzi meglio, se non sbaglio, la moglie di Ryan ha partecipato al concorso e ha consentito loro di arrivare qui. Allora, perché avete preso il posto della moglie per venire in Italia? Com'è andata questa? So why have you accepted to take the place of your wife and coming here in Italy? Well, my wife really wanted to come, but her family has just arrived back from Australia after 5 years, and they're staying for just a short while, so she wanted to see them. So luckily I was able to come, and Roger, my brother, he agreed to come with me. So we're very excited to be here, but she's very sad not to be here. Allora, la moglie doveva aspettare la famiglia che rientrava dopo 5 anni dall'Australia, aveva già dei programmi, quindi loro hanno accettato più che volentieri, ha chiesto al fratello, contentissimo di venire in Italia. La moglie è dispiaciutissima di non voler venire qua, ma spero che pubblicherà qualcosa sul suo blog. I hope your wife will publish something about us on her blog. Yeah, I'm sending some pictures back and she's putting those up on Facebook, on Instagram and Twitter. As well as on her blog, so she'll be carrying on the work while we're here enjoying the sun and the wine. La moglie naturalmente pubblicherà sul suo blog le foto che invierà al marito, sia su Facebook e Twitter che Instagram e tutti i social dove è. La moglie infatti ha più di 10.000 follower su Instagram e un blog molto seguito di mamme e cucina. Sono arrivati ieri, se non sbaglio, qual è stata la prima impressione di Ardesio?
What is the first impression about Ardesio and the inhabitants? So it's beautiful. The scenery here is fantastic. The town is lovely. It's such a nice place. And we arrived yesterday, and absolutely everybody we've met has just been so friendly and welcoming, and made us feel really at home. So it's been fantastic. Sono arrivati ieri, si sono trovati subito bene, siamo andati a prenderli all'aeroporto, hanno trovato la cittadina molto accogliente e amabile, letteralmente, e hanno detto che anche l'accoglienza è stata davvero calorosa e sono stati davvero felicissimi e hanno dormito bene stanotte. Magari facciamo una domanda anche a Roger, che cosa si aspetta da questi due giorni? What do you expect about the 2 days you will spend in Ardesio? What will you do today and tomorrow? Well, we're going to taste the wine and taste the food. We've very generously been given a pass to try all the produce. Very excited. We had a meal last night here in the restaurant, and we tried some very different wines to the wines that we are used to, even Italian wines that we have in the UK. So I think we're going to have a new and a different wine experience, and we're very excited about that. Allora, hanno intenzione soprattutto di degustare cibi e vini. Ieri hanno partecipato alla cena divina da Bigoni, hanno detto che hanno provato vini che non c'entrano assolutamente niente con la loro cultura. Il vino italiano è molto diverso dal vino inglese, quindi si aspettano un'esperienza dal punto di vista del vino totalmente differente da quella a cui sono abituati in Inghilterra. Chiccolino, dove sei? È il titolo del progetto di ceralicoltura didattica presentato questa mattina alle classi della scuola primaria di Villadogna nell'ambito della 40ª edizione della Mostra del Fungo e della Natura. Innanzitutto la Mostra del Fungo continua, ed è una bellissima iniziativa, e poi ci sono anche queste occasioni per coinvolgere i più piccoli. Assolutamente sì, abbiamo la fortuna che comunque la nostra mostra da 40 anni al 2016, dal 76 al 2016, è molto frequentata, in modo particolare di tutti gli appassionati dalla montagna, sia i nostri del territorio, dei nostri territori, e anche di tutti i villeggianti che comunque decidono di trascorrere le loro vacanze nella nostra valle. È sicuramente un'attrattiva che è diventata ogni anno più importante, perché ogni anno si diversifica sia sulla presenza degli espositori che dalle specie di funghi che ogni anno si differenziano anche loro. Proprio all'interno della mostra abbiamo anche l'associazione Grani Asta del Serio, che oggi ha presentato una bellissima manifestazione condivisa con i bambini delle scuole. Infatti a novembre gli alunni delle scuole elementari di Villadogna hanno seminato presso un campetto qui vicino all'edificio delle scuole elementari, hanno seminato dei cereali e oggi hanno seguito tutto l'anno scolastico la loro crescita, evidentemente grazie sicuramente al supporto delle insegnanti che hanno condiviso questo progetto, e oggi insieme all'Andrea Messa, che fa parte appunto dell'Associazione Grani dell'Asta del Serio, hanno provveduto alla mietitura fin ad arrivare poi a gustarsi le focaccine che sono state preparate evidentemente prima. Io ringrazio in modo particolare il signor Andrea Messa, perché sta portando avanti tutta una filosofia di vita che forse noi dell'alta montagna sicuramente dobbiamo recuperare. Infatti lui è appassionato, diciamo, di queste cose, soprattutto di trasmettere alle giovani generazioni questo suo amore per la terra e per tutto quello che la terra ci può offrire. Andrea Messa, innanzitutto ci presenti le persone accanto a lei. Allora, Michele, che è mugnaio da quando aveva 6 anni e adesso ne ha 25, ed è uno spasso averlo qui, perché in 4 mosse ti fa capire che cosa sono le farine, per esempio la farina di tipo 0, tipo 1, tipo 2. Con 4 setacci e un mulinetto. Andrea, invece, che è la persona di fianco a lui, è Andrea, che viene un po' da lontano, nel senso che viene da Bianzano, ci sta dando una mano all'associazione, perché l'anno prossimo dovremo replicare tutto questo a Berzo San Fermo, dove l'amministrazione comunale ci ha invitato a praticamente replicare un demo coltivo per la scuola locale, e faremo esattamente le stesse identiche cose: seminare dei cereali, far vivere ai bambini l'emozione di mettere giù un semino e poi mangiarsi la focaccia ottenuta con le farine che sono venute dal macinare i grani che sono cresciuti.
Pierino, la mostra del fungo come sta andando? Sta andando bene, direi ottimamente, perché abbiamo superato le 300 specie di funghi. Non è una stagione delle migliori, però stiamo, i nostri cercatori si sono inzagliati nelle vallate della Val Seriana, visto oltretutto che la raccolta è libera qui da noi, perciò possono andare tranquillamente nei nostri boschi, e il risultato, abbiamo superato le 300 specie di funghi. C'è una buona fioritura di funghi autunnali perché le temperature sono abbassate, i funghi non guardano il calendario, perciò ci sono le condizioni giuste e loro crescono tranquillamente. Mostra aperta fino a? Aperta fino al 15, sabato e le domeniche, aperta anche il mattino dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 14.30 alle 19. E chiudiamo con un monito. Attenzione, perché ci sono numerosi funghi velenosi mortali come il cortinario speziosissimo e la manita falloides che stanno crescendo a Ioso, vuol dire sono molto abbondanti. Attenzione, portate i funghi a far controllare o presso la mostra o presso i centri micologici della TS. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Per 8 giorni Pisogne si trasformerà con la 19ª edizione della Mostra Mercato in programma. Da sabato 13 agosto il centro sarà il palcoscenico ideale per artisti, artigiani e preziosi espositori. Tema di quest'anno la sospensione, lo sguardo dall'alto verso l'alto. Siete al lavoro per la 19ª edizione della Mostra Mercato di Pisogne. Esattamente, il 13 agosto parte la 19ª edizione della Mostra del Mercato di Pisogne. Alle 18 inizieremo da Via Ortaglia, la zona conosciuta come la Puda di Pisogne, accompagnata dalla banda cittadina, verso Villa Damioli per l'inaugurazione ufficiale. Sarà una settimana ricca di eventi, ricca di spettacoli, che hanno come filo conduttore la sospensione. La sospensione, ossia guardare lo sguardo dall'alto verso l'arte, verso il paesaggio, con un lavoro introspettivo. E anche quest'anno l'amministrazione ha cercato di seguire nel cammino di miglioramento che ci eravamo imposti quando abbiamo iniziato appunto il nostro mandato amministrativo, e quest'anno novità di questa mostra mercato sarà l'utilizzo della Villa Damioli. La Villa Damioli che ci ospiterà in fase di, non solo nella fase dell'inaugurazione, ma anche per tutta la settimana, ospitando spettacoli serali e artigiani all'interno di questa settimana. Ma partiamo da questo tema, la sospensione. La sospensione è il nostro tema per questa nuova edizione della Mostra Mercato, la 19ª edizione. Partiamo proprio dalla grafica che rappresenta una bambina sospesa su un'altalena portata in volo da un palloncino che arriva nel borgo di Pisogne, che si specchia sull'acqua e vede ciò che sta per accadere. Vede gli spettacoli, e sul tema della sospensione infatti è lo spettacolo d'apertura che è, partendo da alcuni famosi dipinti di Chagall, attraverso la danza acrobatica, indaga il tema dell'amore. Altro spettacolo importante è lo spettacolo che faremo domenica 14 alle ore 21, e anche in questo caso saremo tutti con il naso all'insù, perché ci sarà la compagnia Mattatoio Sospeso con uno spettacolo di danza verticale. Tantissimi spettacoli abbiamo in programma, spettacoli di artisti di strada, spettacoli di musica classica, di musica lirica, di danza, di tango, spettacoli dedicati ai più piccoli come quello dedicato a Rodari, dedicato a Pinocchio. Altro fiore all'occhiello di questa mostra sono come sempre i nostri espositori e le dimostrazioni. Infatti potrete trovare l'antico mulino in centro che macina il grano, o l'espositore e lavorazioni di ceramica, lavorazione della pelle, lavorazione del vetro. E i numeri sono importanti? Abbiamo oltre 5 o 6 spettacoli a sera che saranno posizionati in vari punti del centro storico, quindi da Villa Damioli alla piazza principale, alle piazze più piccole che permetteranno ad ogni visitatore di vedere gli scorci che ha da offrire Pisogne. Gli espositori sono circa un centinaio, tantissime le mostre e gli angoli dedicati alle dimostrazioni.
Visitatori, l'anno scorso abbiamo stimato circa 70.000 visitatori, ma speriamo davvero che in questa edizione il numero possa aumentare, perché le proposte sono davvero variegate e soprattutto dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Giornata di sport quest'oggi a Songavazzo con la prima edizione di Urban Downhill, gara che non solo ha sfruttato i sentieri del Monte Falecchio, ma come prevede questa disciplina anche le strade e le scalette dell'abitato. Eccolo! Dai, 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 dai! Bravo, bravo! Allora, come sta andando questa prima edizione? Questa prima edizione sta andando piuttosto bene, come potete vedere, e siamo soddisfatti. Ci aspettavamo forse un po' più di iscritti, ma per essere la prima edizione, senza dubbio, diciamo che ha avuto il suo eco, diciamo. Ecco, abbiamo visto anche qualche passaggio spettacolare, qualche salto. Sì, questa edizione era caratterizzata da salti particolari, come drop o paraboliche costruite appositamente. Ci sono state numerose cadute, per fortuna niente di grave, che però hanno aumentato il livello dell'adrenalina. Ma questa giornata di sport non finisce con queste prove? No, infatti questa giornata continua questa sera dalle 21, quando DJ Max Benzoni animerà l'intera serata, che accompagnerà il Whip Contest, che sarà la grande manifestazione che si terrà appunto questa sera, dove verrà premiato il miglior whip e il miglior trick eseguito dai ragazzi che si iscriveranno. Inoltre, senza i nostri sponsor e il grande supporto che ci hanno dato l'associazione del paese, in particolare l'associazione Giovani Songavazzo, il soccorso, i volontari Presolana e i volontari della Protezione Civile, questa cosa non si sarebbe potuta fare. Infatti ringraziamo in modo particolare Giovanni Pezzoli, presidente dell'Associazione Giovani Songavazzo, che ci ha dato una forte spinta e ci ha aiutato in questo percorso che ci ha portato alla costituzione dell'associazione Campet, che andrà sicuramente avanti verso una nuova edizione l'anno successivo e, perché no, anche oltre. Allora, Vanni Odera, sappiamo che c'è stata anche una sua bella discesa, com'è andata? È andata benissimo, mi sono divertito molto. Ma la cosa che mi fa più piacere è che ci sono ragazzi che organizzano queste manifestazioni, amano lo sport e si danno da fare, spendono il loro tempo libero per gli altri, e devo ringraziare veramente l'associazione Campet perché ha organizzato un evento meraviglioso, mi sono divertito tantissimo e secondo me è questo che dà proprio spinta allo sport in Italia. Vedremo in zona ancora qualche suo salto? Sì, sì, assolutamente. Il 25 di agosto saremo a Gorle, a Bergamo, a saltare. Ci sarò io, ci sarà tutto il team da boot. Saremo in 18 a saltare, ci sarà la motoslitta, il quad. Quindi venite numerosi perché l'ingresso è gratuito e più pubblico c'è, più noi esageriamo. Allora, com'è andata questa gara? Dai, non male. Nonostante la seconda manche che sono caduto, se no la prima è andata bene. Ti piace questo sport? Sì. Ti diverte? Sì, sì. Ti piace? Lo fai da quanti anni? No, ho iniziato da poco, però c'è uno sport che mi è sempre piaciuto fare, cioè, che ho sempre voluto provare a fare, e adesso ho avuto l'occasione di avere la bici e di poter girare e utilizzarla, e quindi sono molto contento e mi piace. Quindi benvengano queste iniziative. Sì. E restiamo a Songavazzo per ricordarvi che questa sera è in programma anche un altro appuntamento. Alle ore 21 al centro sportivo comunale di via Toselli la compagnia delle Fil de Fer porterà in scena la commedia dialettale dal titolo I serve della contessa. E ora continuiamo con le previsioni del tempo a cura del nostro Matteo Lacavalla. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. È tornato a splendere il sole sul nostro territorio, infatti la perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri ormai è transitata e si trova sulle regioni adriatiche. Ha portato un sensibile calo delle temperature attraverso proprio i venti da nord settentrionali che hanno ripulito l'aria sul nostro territorio, portando cieli blu tersi e un'aria anche frizzante soprattutto al primo mattino, quindi con temperature davvero fresche per il periodo. Ma nelle prossime ore assisteremo appunto a un graduale aumento delle temperature per merito dell'anticiclone delle Azzorre che tornerà a occupare il nostro territorio almeno fino alla giornata di martedì.
Quindi se andiamo con ordine, nella giornata di domani, domenica, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con temperature anche in graduale aumento, soprattutto nei valori massimi, quando si porteranno nella città di Clusone ben oltre i 25 gradi. Quindi un sensibile aumento delle temperature già a partire dalla giornata di domani rispetto ad oggi, sebbene le minime resteranno ancora piuttosto basse, comprese tra i 13 e i 15 gradi. Avremo una ventilazione debole, al più moderata per venti di brezza, sul lago di Iseo, uno zero termico che si posizionerà nelle ore centrali della giornata intorno ai 3600 metri di altitudine. Cosa accadrà nella giornata di lunedì? Sarà ancora una giornata all'insegna del bel tempo, un po' su tutte le nostre zone, con una tendenza però a qualche addensamento di tipo cumuliforme, specie nelle ore centrali della giornata. Temperature massime ancora in graduale aumento, intorno ai 26-27 gradi nella città di Clusone, punte di 29-30 gradi a Bergamo, quindi decisamente di tipo agostiano, quindi con temperature estive. Poi nella giornata di martedì assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto nelle ore centrali della giornata, dove potrebbe occasionalmente cadere qualche goccia di pioggia, specie sui rilievi orobici più settentrionali, nella Val di Scalve, Alta Valle Seriana, così come in Valle Camonica. Mercoledì arriverà una perturbazione sul nostro territorio che porterà qualche scroscio di pioggia e piogge ben distribuite soprattutto nella zona della medio-alta Valle Seriana, quindi con una giornata decisamente nuvolosa, piogge che insisteranno un po' per tutta la giornata e un sensibile calo della temperatura, tanto che nei valori massimi a Clusone non supereremo i 16-18 gradi proprio nella giornata di mercoledì. Giovedì avremo addensamenti alternati a locali schiarite sul nostro territorio con un graduale miglioramento del tempo, infatti il fronte nuvoloso abbandonerà il nostro territorio in propagazione poi verso l'alta Valle Camonica. Poi ci attendono delle belle giornate, infatti a partire da venerdì e per qualche giorno, almeno per 3 o 4 giorni, avremo di nuovo l'affermazione dell'anticiclone delle Azzorre su gran parte dell'Italia centro-settentrionale, con una temperatura sebbene un pochino sotto la media del periodo, ma con valori massimi in ripresa, tanto da portare proprio una delle belle giornate di sole con assenza di precipitazioni. Quindi dovremo pazientare un po' nella prossima a metà settimana, quando fra mercoledì e giovedì arriveranno le piogge sul nostro territorio, ma abbiate fiducia perché poi da venerdì prossimo e per diversi giorni saremo in compagnia del sole e con assenza di precipitazioni. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2. Una breve pausa, tra poco. Terza ed ultima parte del nostro telegiornale, riprendiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.10 trasmetteremo Musa TV, alle 20.30 il rotocalco, alle 20.50 oltre confine, alle 21.45 Mananobiscum, alle 22.10 Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.15 il programma musicale Colpa d'Alfredo e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antenna 2 verrà riproposto anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 questa sera alle 20.30 trasmetteremo una partita di calcio in replica, Albino Gandino Pradalunghese, mentre alle 23 uno speciale dedicato alla Corri nei Borghi e in particolare alla tappa che si è svolta nel centro di Cerete Alto. E continuiamo con l'almanacco. Domani, domenica 7 agosto, il sole sorge alle 6:06 minuti e tramonta alle 20:46. La durata del giorno è di 14 ore e 40 minuti. La luna sorge alle 10:53 e tramonta alle 22:57. La fase lunare, la luna è crescente ed è visibile al 29%. La chiesa ricorda San Gaetano da Thiene.
E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.